Ciao a tutti ragazzi, se soffrite di gonfiore addominale, se vi sentite pesanti, se vedete che la pancia vi sentite così come un palloncino, cercate di utilizzare e di seguire questi consigli. Attenzione sempre, magari consultate un medico oppure comunque non esagerate, perché queste spezie che vi andrò ad elencare sono una toccasana per sgonfiare lo stomaco e per sentirsi più leggeri. Iniziamo. L'aneto. Preziosissima erba dalle proprietà diuretiche e depurative, aiuta la pancia ad eliminare il gonfiore. Non poteva mancare lo zenzero, che, oltre ad accelerare il metabolismo, con i suoi oli essenziali stimola la digestione. Ovviamente non c'è bisogno di aggiungere altro per quanto riguarda lo zenzero, perché nel mio canale ci sono decine di tisane, quindi ne ho parlato già più volte. Andiamo avanti. Inaspettatamente c'è in questa lista che vi ho preparato la noce moscata, che contiene degli oli essenziali che migliorano l'equilibrio dell'intestino. Oltretutto è impareggiabile il gusto che aggiunge ai piatti. È vero che costa molto, perché si raggiungono tranquillamente i 15.000 euro al chilo, anche se a noi servirà sempre meno di un grammo. Lo zafferano darà non solo colore e sapore ai piatti, ma stimolerà la nostra digestione tenendo lontano i gonfiori della pancia. La si ama o la si odia la cannella. Io devo dirvi sinceramente che la odiavo, l'ho rivalutata e veramente, veramente adesso la amo, cioè mi piace, perché l'ho usata in tantissimi, in tantissime tisane e devo dirvi che a parte le sue proprietà, che poi adesso vedremo, ma veramente abbinata, non so, a del limone, a del miele, eccetera, eccetera, spesso allo zenzero, rilascia un buon sapore che adesso ho imparato anch'io ad apprezzare. Perché la cannella? Innanzitutto, una cosa fondamentale della cannella è il fatto che sia molto molto utile per tenere lontana la fame nervosa. Oltretutto, anch'essa ha tantissime proprietà digestive. Ultima spezia, ma non meno importante delle altre che vi ho appena elencato, il curry. Il curry, non so se lo sapete, ma è un misto di spezie come peperoncino, cumino, pepe e tante altre, tutte utili contro il gonfiore addominale. Ragazzi, io spero che con questo piccolo e veloce video possa esservi d'aiuto. Fate attenzione, allo zenzero, e anche alle altre spezie. Se avete dei problemi, parlatene sempre, consultate sempre il vostro medico di fiducia. Mi raccomando, fatemi sapere se provate queste spezie anche nel lungo termine, come vi trovate. Commentate quindi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!